No, buonasera, ringrazio per avermi dato lo spazio e complimenti per queste iniziative, per questa bella giornata. Porto una voce, diciamo, un po' fuori dal coro, se vogliamo, a parte che vabbè, vengo da Bologna, sono architetto, ma in questa veste parlo da presidente di un'associazione sportiva che si chiama Panathlon. Conoscono comunque un'associazione che si occupa di tutte le discipline sportive, olimpioniche e non, e a Valenza a livello internazionale. Sono presidente del Panathlon di Bologna. Quindi vorrei introdurre a completamento dei tanti argomenti che sono stati inseriti anche il discorso sulla mediazione sportiva, che può essere un capitolo molto interessante da portare avanti. Per il resto, per quanto riguarda la mia esperienza di architetto, da tanti anni che faccio anche CTU per il Tribunale di Bologna, e quindi è chiaro che poter evitare, insomma, quello che è un discorso di tribunale può essere soltanto un fattore per certi versi assolutamente positivo, sia per le spese che quant'altro. Il discorso della comunicazione è fondamentale, assolutamente una comunicazione giusta. Io come mi diletto anche di giornalismo, ma spesso parlava prima un signore, parlava di giornalismo, i giornalisti sono una categoria che non sempre è ben vista, perché parlano a volte un pochino a sproposito, diciamo. Invece un'esatta comunicazione è veramente un lascia passare anche per questo campo, che è assolutamente fondamentale. Quindi complimenti e forza e coraggio. Vi aspettiamo. Allora, noi siamo di Bologna, mi sembra di capire che ci si vedrà lì, se non sbaglio. Sì. Bene, arrivederci. Grazie. Data l'ora, me ne guardo bene di leggere la relazione di 5 pagine, altrimenti mi linciate. Quindi io vengo da Caserta, quindi Se ce la fai in 50 secondi va bene. vengo anch'io dalla terra, dalla cosiddetta ormai purtroppo, da terra Felix, terra di lavoro, terra dei fuochi. Però speriamo che qualche miglioramento ci sarà, sicuramente siamo fiduciosi. Io qui parlo brevemente così della mediazione scolastica, dicendo che quando si parla di mediazione nell'ambito della scuola si usa l'espressione mediazione scolastica, ma sarebbe più preferibile usare l'espressione mediazione a scuola, mediazione nelle scuole, perché anche nelle scuole purtroppo i conflitti sono tanti. Ciò che rende la scuola diversa dagli altri luoghi di lavoro è il suo essere comunità educativa. Cioè la comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente. Quindi il fulcro attorno a cui ruota tutta l'organizzazione scolastica è la classe come struttura sociale in cui interagiscono persone con status diversi, quindi come allievi e insegnanti. Salto e dico che la mediazione a scuola è una necessità. Perché luogo di lavoro, comunità educativa, la scuola è comunque un posto altamente conflittuale, in cui la mediazione si presenta come una necessità, anche se il conflitto viene tendenzialmente negato e si preferisce parlare di disfunzione. La scuola, luogo di lavoro, quindi si presenta come un'organizzazione con procedure precise, con strutture istituzionali, ruoli e rapporti tra ruoli ben definiti. Questo sistema della scuola poi non è chiuso in se stesso, ma interagisce con l'ambiente esterno, quindi famiglie, istituzioni, comunità sociale, mercato del lavoro. Molti sono i luoghi dove può nascere quindi un conflitto. Vado ancora subito per flash. C'è chi, ecco, per esempio, prendiamo per esempio i conflitti anche tra collegio dei docenti e consigli di classe. Il collegio dei docenti riunisce tutti gli insegnanti di una istituzione scolastica per una collegialità decisionale, dunque un'assunzione condivisa di responsabilità. Vi sono divergenze sugli obiettivi da raggiungere o sul modo con cui farlo, quindi conflitti anche qua. C'è chi ha paragonato, per esempio, il collegio ad un'arena in cui si lotta per far prevalere i propri interessi o un teatro in cui ognuno vuole affermarsi recitando il proprio copione. Finisco ancora, dico la scuola quale comunità educativa, oltre che luogo di lavoro. Quindi se è anche e soprattutto comunità educativa, ossia luogo deputato allo sviluppo delle conoscenze e dell'elaborazione critica, alla socializzazione, in una parola alla formazione dell'uomo e della donna del domani, essa è centrata sugli studenti. Chi sono gli studenti? Non sono lavoratori della scuola, sono gli utenti, ma utenti particolari, perché vivono l'interno dell'ambiente di lavoro, sono soggetti alle regole del contenitore scuola,
ma non scelgono purtroppo né gli insegnanti né l'avvicendarsi delle ore di lezione. Va bene, finisco qua, concludo il mio intervento, vi ringrazio per l'opportunità che mi è stata offerta e quindi ritengo necessario che anche nel mondo della scuola ci sia la figura del mediatore scolastico. Voglio approfittare di questa occasione per consegnare poi alla dottoressa Irene Gionfriddo il gagliardetto dell'istituto che io rappresento, e cioè il convitto nazionale statale Giordano Bruno della città di Maddaloni, che si trova in provincia di Caserta, quindi le faccio tanti auguri per il proseguimento. Grazie. A lei e al forum. Grazie. Avevo pensato di parlare di mediazione politica nel senso di un equo contemperamento di interessi fra più parti, di dialogo, di socialità, di composizione dei conflitti. Ovviamente le parole del professor Abbamonte, del mediatore sociale, io sono avvocato, ecco, quindi un avvocato abbastanza tipico, perché sin dalla mia prima esperienza la mia prima causa è stata fatta e io ho detto, dico, ma non possiamo metterci d'accordo, dove il mettersi d'accordo non significava costringere a prendere una posizione, ma semplicemente contemperare gli interessi per addivenire ad una soluzione concordata di una conflittualità altrimenti devastante. Perché è vero che i tribunali non sono luoghi dedicati per ottenere, e qui la dico come la penso, per ottenere giustizia, ma molto spesso sono dei luoghi dedicati dove c'è bisogno di un riconoscimento in nome del popolo italiano, perché la nostra normazione è antica. Abbiamo una cultura che non dobbiamo buttare, ma abbiamo una capacità, una forza, un'intelligenza, un motivo in più però per aprirci a quella che è l'innovazione, per aprirci a quella che è la soluzione concordata. La soluzione concordata della crisi generazionale, della crisi sociale, della crisi economica e della crisi finanziaria, a proposito della quale io voglio evocare ciò che mi è stato insegnato, pur essendo avvocato io mi occupo di diritto fallimentare, procedure concorsuali, quindi ho un rapporto molto pragmatico con la mia attività professionale. L'etica della finanza, l'etica della politica e una preparazione per ottenere e dare sempre il massimo al meglio, perché bisogna essere soggetti professionalmente qualificati, non ci improvvisa. Grazie.